Serie A non attrae più i migliori talenti e fra tanti campioni pronti a scappare ce n'è uno che farebbe carte false per tornare. Si tratta di Julio César, portiere di Brasile Queens Park Rangers, che ai microfoni di Goal.com rivela come l'unica porta che non vorrebbe chiudere è quella che conduce al bel paese. Sulle sue tracce c'è da tempo la nuova Roma di Rudy Garcia e il brasiliano apre, ripetendo che il suo glorioso passato interista non potrà essere un ostacolo. Come in nazionale, l'unico scoglio da superare per lui è costituito da Diego Alves, portiere del Valencia, che costituisce la scelta di ripiego dei giallorossi nell'eventualità che salti la trattativa con Julio César. Chi vuole partire sembra sempre più ai ferri corti con il suo presidente Edinson Cavani. Da tempo si parla di un bivio, il Chelsea 2 di Mourinho e il futuro Real Madrid di Ancelotti. Eppure nelle ultime ore sembra rafforzarsi la candidatura del Paris Saint-Germain, che sta per presentare Laurent Blanc come nuovo allenatore. L'ex difensore di Napoli e Inter sarebbe un grande estimatore dell'uruguagio e a Parigi si sa, in quanto a danari non si lesina. Cosa che invece sembra fare la Juventus. Higuain è ancora in bilico fra la vecchia signora e l'Arsenal, ma i Gunners offrono di più sia al Real che al giocatore. E attenzione anche all'obiettivo Jovetic. La Fiorentina non abbassa la richiesta di 30 milioni di euro, per ora non ci sente dall'orecchio contropartite e allora flirta con i sempre facoltosi club inglesi. Premier League piglia tutto dunque? Sì, ma pronta a scaricare Carlitos Tevez, anche se il Milan, per strapparlo alle mire della Juve, è pronto a mettere sul tavolo il cartellino del faraone El Shaarawy, da tempo l'ombra del giocatore decisivo che fu. Intanto il Siviglia offre 20 milioni per Montolivo, in via Turati nicchiano, ma dopo il rinnovo contrattuale fino al 2018 a De Sciglio, incontrano Cellino per il difensore del Cagliari e della Nazionale Astori e stanno per chiudere anche per l'ex interista Andrea Poli. Intanto i rossoneri cercano di far cassa cedendo Robinho, ma come rivela Goal.com l'ex Serginho, il giocatore costa troppo per i club brasiliani.